tutti voi ragazzi e ragazze, io sono il vostro caro Mastro King e benvenuti in questo nuovo video di Pokémon versione Platino. Allora, dall'ultimo episodio allenerò la squadra, portarla tutta a livello 40 e l'uovo non ha dato segnali di cercare di schiudersi, però diciamo che tocca andare un pochino avanti. Quindi direi di approfittare per entrare subito in palestra. Allora, mando uno Steelix. Vediamo se col ruolo fuoco quanto vi facciamo. Poco. Pure. Ah, ok, è vero. Attacca lì. Però con la scottatura. Ok, vaga pao. Ben venga. Tu dove posso fare? Dove porti? Da questo allenatore, che andrò a battere molto volentieri. Ci manda sempre Magnemite. Chissà qua di quanti livelli riuscirà a far salire Flamel prima di dover andare a battere il capo palestra. Ok, qui ci sta solo l'allenatore, qui non ci sta nulla da fare. Sicuro a te. Col tuo magno ti batterò molto volentieri. Livello 41 per Flamella. Ok, non mi dai nulla di importante. Come allenatore intendevo. Sempre un Pokémon solo che manda Scizor, che è un bel Pokémon tra l'altro, cioè molto forte. Allora, non so, ok, di qua non serve che vada. Di qua invece neanche. Ok, vengo di qua, così approfitto per... Ok, ma io metto del 35. No, ok. Ah, ok, due mani metto 35. Sembrerebbe che la squadra appena appena overlivellata, ma non so fino a che punto. Almeno non per quanto riguarda Steelix, perché sembrerebbe che comunque Steelix è molto forte come Pokémon. L'unica cosa che probabilmente, diciamo che questa adesso non mi piace proprio più di così tanto per quanto riguarda i vari percorsi, le cose da fare. Diciamo più che altro perché è difficile andare sulle cose, non mi convince tanto la palestra in sé per sé. Se magari Flamella smette di colpirsi da solo, sono costretto a usare un... Ah, uso una super pozione. La speranza di... Ecco. Ce l'abbiamo fatta. Diciamo, dicevo, nella speranza che... Ok, ora devo per forza curarlo del tutto. E quindi utilizzare... Super pozione. Ok, quindi abbiamo appena scoperto che Ferruccio è il padre di Pedro. Ottimo così, ci manda subito Magneton, che è stato scottato. Meglio così. Ci manda uno Steelix. E qui da qui direi di cominciare a usare fuoco bomba. Livello 43. Ci manda Bastiodon al 41, ok, praticamente squadra livellata bene per la palestra. Direi di provare un Rainbow, perché mi pare pure di tipo terra. Ok,
e otteniamo la medaglia cava, il che è molto molto buono, cioè come cosa da ottenere. Otteniamo l'MT91, che contiene la mossa Canno Flash. Devo ammettere, una mossa discreta, se non per non dire buona né ottima, se ricordo ovviamente cosa diceva, cosa faceva. Allora, raccogliendo il rilasciare un'energia luminosa, ma anche ridurre la difesa speciale del nemico. Ok, diciamo, si potrebbe dire che è la versione di attacco speciale di Sgranocchio, perché Sgranocchio ha la stessa iscrizione, che con la differenza che c'ha la, che può tranquilla, cioè può abbassare la difesa e non la difesa speciale. Ok, ok, ci sta parlando dell'evoluzione. Ok, ci sta chiedendo di andare a vedere i Pokémon Miraggio. Sì, la Coverità per Lucinda, la Gorguzia per Barry. E io per Lago Valore, perfetto. Esplosione. Sì. Esplosione dove? Lago Valore. Quindi ovviamente dove devo andare io. Quindi proprio perfetto così. Ok, quindi ora devo andare al Lago Verità, quindi col nostro fedele Bonanno direi di andare a Rupepoli, perché devo fare acquisti, ovvero comprare un MT che contiene Terremoto, che non ricordo mai il numero dell'MT. Quindi ora me lo vado a cercare subito. Ok, dovrebbe essere MT26. Allora, sicuro non è di qua. Dovrebbe essere queste. Ah, ok, poi lo dice pure quali sono. Quindi ho fatto inutile a andare a cercare. Non c'è Terremoto? Però sicuro un paio di flash me li compro. E vediamo se ci abbiamo per caso noi. Allora, naturale non serve produzione neanche. Falso finale potrebbe essere utile per catturare qualche Pokémon leggendario, magari se avrò un Crobat in squadra è utile. Fuoco bomba non si sa mai. Stessa cosa tuono. No, solo raggio non ti voglio. Due bara e fuoco al colpo. Ok, abbiamo praticamente speso tutta la nostra fortuna, però ne è valsa la pena. Quindi non saprei dove andare per
per ottenere l'MT terremoto. Ottimo così. Ok, l'unica cosa che posso fare innanzitutto andare verso di qua, perché sicuramente qui c'è lo strumento. Una caramella rara, molto molto buona come cosa. Ok, diciamo scendo molto molto velocemente. Ok, primo granello di sabbia, cioè di erba, e incontriamo il selvatico. Ah, pure baccacedro. Ok, siamo al lago valore, ovviamente. Tutto vuoto perché c'è questa esplosione. Col poco di questi pochi magici che stanno qua a destra e a sinistra. Ok, e quindi diciamo di cominciare a battere queste reclute del Team Galassia. Ok, questa parte non si va da nessuna parte. Che poi stranamente ci sono, c'è stata l'esplosione e ci sono le scale a destra e a sinistra. Sì, intanto te li devo battere. Ah, ne ha uno solo, è L37. Ok, diciamo per quanto riguarda battere le varie regole, le varie allenatori, non ci vuole poi così tanto tempo, però. Questo è addirittura 4 Pokémon, però comunque tutte e 4 del 33, questo tipo fuoco, e quindi ok, del 44, e ci manca che le miavo. Direi che il livello 44 è il perfetto livello per il momento, che va bene come limite, perché altrimenti alleno solo un, no, non tu, solo un membro della squadra. Vediamo tu che dici. Si schiuderà presto. Ok, quindi intanto vuol dire che è passato. Tanto io mi giro un attimo qui. Cioè magari ci sta uno strumento. No? Neanche nascosto? No, a quanto pare neanche nascosto. E qui incontriamo, chi è? Ah sì sì, è vero, non mi ricordo mai il nome. Sempre di Galassia, è uno dei capi Galassia. Saturno mi pare si chiama. Ok, ti pareva? Niente più? Non posso fare questo. Peccato che ancora non posso prendere le pozioni ricariche totali, no, non antiparalisi totali, ma l'antidoto. Ti pareva? E quindi devo tornare lì per pozione. Diciamo in un certo senso sto, in questo momento sto cominciando a dubitare del, ti pareva, della bravura di Sparkle. Fino ad ora non ha mai fatto, dato nessun tipo di problema, appunto, mentre ora ha deciso di fare tutto insieme. Ok, non so come adesso ovviamente scopre. Ok, mi darò abbastanza PS per poter, giusto quello per di sopravvivere. Toxic Rock è un bel Pokémon. Ok, ci manda Bronzor. Andiamo su con Zuffa, riesco a fare qualcosa di decente. Sì. Ok.
e quindi il team Galassia per il momento siamo a posto, quindi direi di andare a due foglie, perché per andare al lago Verità prima cosa da fare volevo guardare la gara, ma volevo curarmi, il che è veramente una cosa buona e giusta. Ok, lotto in doppio, ottimo. Ok, con Sparkle e Volano siamo a cavallo, fulmidenti e direi aerosalto. Ok, cosa che no, non ho potuto fare tutto. Ok, anche ora comunque andare a po', stessa cosa del Golbat. Ok, aerosalto, manda KO Markrow. Ok, altra lotta in doppio e andiamo a risfidare poi Martress di nuovo. Vediamo. No, non è riuscito a battere in modo più rapido e stanchi. Ok, lo 41 per entrambi. Ottimo. La cosa mi piace molto. Vediamo, ok. Ok, direi di andare a battere Maltres, che incontrammo per la prima volta a Giardin Fiorito nell'impianto d'Urbine. Ok, ci manda Golbat. Lui giustamente usa tossina. Allora, antidoto. Ok, lui comincia a usare Feroscudo. Noi direi di andare in Wind Shock, sì. Vediamo se con fulmidenti fa, okay, fa di meno, quindi dobbiamo andare per forza di Wind Shock, perché fulmidenti di tipo fisico attacco. Ok, iperpozione per Sparkle. Ok, Sparkle KO, ma la cosa non mi preoccupo di tanto. Ok, lo salto, riesce a utilizzare ipnosi e noi quindi utilizziamo una sveglia. Ma pure un brutto colpo ha fatto. Andiamo con Deku. Ok. Ok, perfetto. Sì, sì. Ok, ora sicuramente. Ok, devo andare ad aiutare Barry. Cosa che faremo nel prossimo episodio, perché devo arrivare a Nevepoli. Quindi nel prossimo episodio arriveremo a Nevepoli, sconfiggeremo Capo Palestra o aiuteremo Barry, se ne lo ucciderà la storia di fare prima. E nel caso ci dice di battere la palestra, batteremo prima la palestra e poi aiuteremo Barry. E spero comunque questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, mi raccomando di mettere mi piace, di iscrivervi al canale, di seguirmi su Twitter e Instagram, Facebook, ovunque voi vogliate. Io vi saluto, ciao a tutti voi. And all the time.